Il tempo di Natale che la Chiesa sta vivendo è davvero un tempo di grazia, cioè un tempo che ci aiuta a comprendere come il grande avvenimento che abbiamo ricordato e che abbiamo rivissuto nel giorno di Natale sia in fondo la fonte di una nuova pagina di vita per noi credenti, non soltanto all'interno della nostra comunità cristiana, ma anche in quella dimensione che ci vuol vedere protagonisti, che è quella di essere cittadini di questo mondo, dove abbiamo da portare qualcosa, qualcosa di importante. L'esperienza del Natale, ci siamo detti avvicinandoci a questo grande giorno, è l'esperienza di un incontro, e l'incontro lascia un segno importante, il segno cioè della ricchezza dell'altra persona che ci comunica se stessa. E qui si parla del Signore Gesù, che davvero è colui attraverso il quale Dio si comunica a noi. E questa è l'esperienza profonda, bella, importante del Natale, che in fondo va a riscoprire le radici della nostra fede, un incontro con Dio, un incontro attraverso Gesù Cristo, Dio fatto uomo, l'Emanuele, il Dio con noi. Ma anche il tempo di Natale, appunto, ci aiuta quasi a gustare questa esperienza. E se pensiamo soltanto a come in questo periodo abbiamo fatto e facciamo memoria di tanti santi, che in pratica sono testimoni che ci aiutano quasi a scoprire i doni del Natale. È un po' il gusto che anche i bambini hanno e che sicuramente anche noi adulti non abbiamo dimenticato, il gusto dell'incontro con qualcuno che ci porta qualcosa di importante e che poi noi, con grande curiosità da una parte, ma anche desiderio, apriamo, scopriamo, per meravigliarci e per poi avere qualcosa in più nella nostra vita. Ebbene, anche il Natale ci ha portato questo, il Signore ci ha portato questo. Questi santi ci hanno aiutato e ci aiutano a scoprire. E ricordiamoli, sono intanto Santo Stefano, il primo martire, colui che ha assunto subito, ha compreso subito nella sua esperienza di vita e di incontro col Signore qual era la cosa più importante: amare. E questo diventa un messaggio per noi. Se dal Natale non usciamo con una rinnovata volontà di amare, sarebbe davvero per noi povero Natale. Anche i santi innocenti martiri, per esempio, ci hanno aiutato. Loro, vittime di una violenza inaudita, e quindi un segnale di come la società in tutte le epoche storiche, anche la nostra, possa esprimersi anche con questa violenza inaudita, certamente ci hanno aiutato con la loro silenziosa testimonianza, ci dice la liturgia, in fondo a comprendere come l'amore che il Signore ha portato e ha incarnato nella sua persona sia ormai la vittoria definitiva anche sul male più estremo. Tommaso Becket, un santo vescovo, il quale per difendere questa sua fede non ha certamente rinunciato a niente, e addirittura anche lui martire. Un'altra testimonianza: per questo Gesù di Nazaret, Dio incarnato, venuto fra noi, vale la pena di giocarsi la vita, e giocarsela davvero, perché così acquista un senso. E infine ecco la Domenica della Santa Famiglia, che sembrerebbe quasi una ripetizione, in fondo, di quello che è già il Natale. In fondo siamo sempre davanti al presepe, Gesù, Giuseppe, Maria. Però di nuovo viene questa domenica a donarci la possibilità di scartare un altro regalo importante, che è proprio quello della famiglia. Quante volte lo abbiamo detto e non dobbiamo stancarci di ripeterlo. Lì sta davvero un punto di svolta importante. La famiglia, una famiglia appoggiata su un'alleanza sancita nel nome del Signore, può davvero costituire quel luogo dove ogni essere umano può crescere e imparare ad amare, imparare ad accogliere l'amore degli altri. E se la nostra società continuamente sembra quasi in un moto di rabbia, voglia in qualche modo sminuire, se non annientare, questa realtà, di nuovo il Natale viene a riproporla con forza. O si passa dalla famiglia o non c'è futuro. Questo è il grande messaggio che dobbiamo fare nostro
e come comunità cristiana, nella semplicità ma anche nella caparbietà della nostra testimonianza, annunciare al mondo.